Cari amici, non c'è pace nemmeno in vacanza. Già perché il mio inviato al Tribunale di Velletri per il caso Astra 8 mi telegrafa poco fa che escono altre novità sull'interrogatorio dell'ex consigliere comunale Giuseppe Privitera. E infatti, oltre a Anagnina 1 e Astra 8, nella panoramica si è parlato anche di Tor Vergata e dei 300.000 euro incassati nel 2008 che non si sanno dove siano finiti. Non sono finiti sul conto vincolato alla Regione Lazio come previsto dalla legge perché il conto ancora non era aperto. Mi sembra che sia stato aperto nel 2012-2013, se non addirittura nel 2014, come disse il direttore generale Antonio Di Paolo. E sull'argomento, anzi, è stato anche fatto un esposto dal presidente del Tribunale di Roma, Pignatone. E quindi sull'argomento ci saranno delle novità a breve. E c'è anche un altro particolare, sembra che il magistrato abbia chiesto di quali competenze giuridiche fosse titolare Privitera e quando lui ha detto ma nessuna competenza giuridica, soltanto che sa, quando la legge prescrive una cosa basta leggere la legge, basta vedere i fatti, se i fatti non concordano con quanto la legge prevede c'è qualche cosa che non va, signor giudice. E su questo argomento, cari amici, ce ne saranno delle nuove e delle belle.